Qui era l'apertura del portone. Ho portato via tutto, chiave, cose, fili, addirittura fino al motore. Tant'è vero che è bloccato, è fermo. Citofoni, sono tutti schiacciati giù dentro, eccetera. Guardate i muri come sono ridotti. E poi vetri spaccati e ascensori messi fuori uso. Un incubo per via Lope de Vega 25. 260 famiglie, molte anziane, che vivono in questo caseggiato Haller alla periferia sud di Milano. Un quartiere popolare che potrebbe essere un'isola felice e che invece è ostaggio del vandalismo. L'esperienza positiva dell'autogestione, uno dei pochi casi a Milano, che ha migliorato a spese dei condomini tante parti comuni, abbattendo persino le barriere architettoniche, realizzando impianti modello a misura di disabili, si deve infatti quotidianamente scontrare con il Far West, scatenato da poche famiglie di abusivi italiani che dettano legge nel caseggiato, danneggiando gli impianti e seminando paura. Fanno in tempo neanche a mettere a posto che già rompono. Rubano motorini, macchine, nei box ormai è diventato una cosa veramente insostenibile. Notte non si può dormire perché si mettono sotto qui con le moto e fanno casino, girano per tutto il cortile e non puoi fare niente, sennò li prendiamo pure. Esasperati chiedono l'intervento dell'Haller dopo le infinite segnalazioni senza risposta. Il rischio, dicono, è che anche il faticoso lavoro di integrazione sociale svolto finora vada distrutto. È che noi stiamo cercando di aggregare gli extracomunitari, i giovani, e alla fin fine i cieli rovinano. Cosa aspettiamo, che diventano tutti delinquenti? Noi chiediamo in poche parole che l'Haller, chi ha il potere di farlo, venga qui e una volta per tutte metta a posto questa situazione degli occupanti.